Dicevamo che è una giornata in cui si riflette molto. Il 25 novembre si parla anche di storie di violenza. In realtà è una giornata in cui si deve riflettere su vari temi. A questo proposito ve lo ricordo subito, c'è anche uno stand del Pronto Donna sotto questo profilo, che è un'associazione che appunto aiuta proprio tante donne, tanti minori a superare dei momenti difficili. Ma entriamo però subito nel vivo di questo spettacolo che i nostri tre amici propongono qui, che è Vivo in una giungla e dormo sulle spine. Amanda, vogliamo introdurre un po' il tema? Una bella storia, una storia che si gioca su tre personaggi che se la giocano alla pari, senza ipocrisie, senza buonismo. No, senza buonismo e con grande onestà, nel senso questo spettacolo è il frutto di un lavoro che Laura Sicignano, che è appunto regista e autrice del testo, ha fatto con un gruppo di rifugiati, di ragazzi di questo centro di accoglienza dal 2011, quando le masse non erano così quotidiane, questo arrivo di gente non era così enorme, non era così quotidiano. Ha cominciato a lavorare con questo gruppo di ragazzi, con i peggiori del gruppo, perché quelli diciamo più vivaci, quelli meno facili da gestire, li mandava a teatro. Il teatro è sempre un po' socialmente utile, riesce a redimere a volte anche. E quindi ha cominciato a lavorare con questi ragazzi, e da questo lavoro sono nati tre spettacoli, che fra l'altro gli hanno dato il primo contratto di lavoro reale, insomma, per cui è stato anche un passo concreto di integrazione. Dopo tanti anni, appunto, e dopo aver preso confidenza, uno dei ragazzi in particolare, che è il protagonista, che esiste davvero e adesso lavora in un bar a Genova, gli ha detto: perché tu sai scrivere? Io ho una storia, voglio che la mia storia rimanga, voglio che non passi, che non vada via, perché non la scrivi? E lei ha detto: va bene, ci provo. E a quel punto tutti gli altri, no? Allora anche la mia. E da tutte queste storie Laura ha scritto questo testo. Questo testo l'ha pensato per tre attori, non per ragazzi che comunque recitavano, ma non professionisti. Alessio, infatti, poi vabbè, lo sentirete dalla sua voce, ma insomma è genovese in realtà, non è pakistano, ma è molto bravo e quindi può sostenere questo ruolo, che non sarebbe sostenibile da uno che non è un bravo attore. E la storia quindi è scritta appunto senza buonismi, perché lei sa le difficoltà, e le difficoltà ci sono, cioè l'integrazione non è una cosa semplice, non è semplice né per chi accoglie e né per chi viene accolto, è un percorso difficile, e quindi nascondersi dietro un dito e dire che sono tutti buoni, sono tutti bravi e basta accoglierli, non risolve i problemi. In realtà credo che la cosa bella di questa storia sia che tutto quello che arriverà a chi, a voi che la vedrete, non è mai un proclama, ecco, non è mai un manifesto. Se questo spettacolo è politico, lo è suo malgrado, lo è per una riflessione che ognuno di voi potrà fare dopo. Ma la storia è una storia di persone che si incontrano, che in qualche modo, ognuno a modo suo, lui per motivi più evidenti e più reali, cerca di difendersi e di comportarsi e di dire le cose giuste, le cose che servono, no? Perché deve, da questo dipende il suo futuro. Io sono un avvocato, un tutore, sono molto brava nel mio lavoro, ma solo in quello sono molto brava. La mia vita in realtà non esiste, non c'è una vita privata, ho un rapporto con lui, che è un uomo sposato, che è il capo di questo centro, mi contento, ma neanche tanto mi contento, perché non sono contenta. E lo stesso lui probabilmente no, è entrato alla direzione di questo centro pensando di fare qualcosa di buono, no? Come tutti a 20 anni, se uno fa l'avvocato o fa
pensa di cambiare il mondo, pensa di fare qualcosa di buono, poi si trova in mezzo a delle dinamiche che poi, no, c'è anche questo dentro, quanto poi ci sia di corrotto, di quanti soldi realmente vanno a loro, non ci vanno, è tutto un po', è solo sfiorato, ma c'è anche questo, quindi siamo a quest'età, abbiamo più di 50 anni e non riusciamo a trovare un posto vero, una verità. Ecco, lui lo dice in una battuta, sì. No? C'è una battuta in cui dice proprio... Ecco, raccontaci un po' anche il personaggio. Sì, passo un po' la palla. Il mio personaggio è un personaggio, è il direttore di una casa di accoglienza per minori, per migranti, che probabilmente ha fatto questo passo occuparsi del sociale per motivi ideali, con grande entusiasmo all'inizio, e che poi con la fatica del giorno per giorno, dei problemi quotidiani, con la fatica di un fenomeno che è anche, come dire, di difficile gestione, comincia in qualche modo a disilludersi, probabilmente è molto stanco e disilluso, comincia a manipolare anche gli altri, a dire bugie, tutto questo in qualche modo per trovare una vita d'uscita a una vita che non lo soddisfa più, anche perché molte volte io vedo tutte queste persone che si occupano del sociale, subiscono delle grandissime pressioni e soprattutto si occupano di problemi immensi e di difficile risoluzione, quindi stare in mezzo a questa complessità e a questi problemi tutti i giorni non è facile, ed è possibile anche traviarsi, tra virgolette, in alcuni casi, quando si è umani, quando si è fragili. Appunto, come diceva Amanda, è una storia di persone, per cui tutte le persone poi nascondono, a prescindere dal ruolo sociale che svolgono, delle loro fragilità. Certo. E nel caso di Viviana, che è una donna, e torniamo all'argomento che oggi è all'ordine del giorno, essendo una donna e trovandosi ad avere a che fare con uomini che vengono da una cultura dove le donne non contano nulla, non hanno neanche diritto di parola, quasi, e quindi è molto difficile, perché questi ragazzini, quando si trovano davanti a una donna, già la guardano, come dire, tu, cioè io perché dovrei fidarmi di te, perché dovrei affidarmi a te, perché dovrei rispettarti, quindi... Questa cosa continua, alla fine ci sono alcuni che magari sono un po' più delicati, lui in realtà, il nostro incontro, e questo drammaturgicamente è utile ovviamente alla storia, il nostro incontro parte come uno scontro, probabilmente lui è uno di quelli che proprio mi mette proprio il nervoso, proprio soltanto a vederlo, arriva a fine giornata, sono stanca, è particolarmente indisponente, e viceversa ovviamente, no? Ecco, in più c'è una sorta di prova del fuoco, cioè in realtà Viviana è così dura sia perché appunto ha imparato una durezza necessaria a questo lavoro, sia perché in qualche modo deve metterlo alla prova, deve fargli capire com'è fuori, cioè se tu dici bugie a me, se non le sai raccontare a me, se ti confondi con me, poi la commissione sarà peggio, poi fuori sarà ancora peggio, quindi deve insegnargli come comportarsi. In realtà poi tutto questo viene piano piano all'interno di quest'ora e mezza di spettacolo, senza intervallo, senza cambi, senza niente, ma tutto questo si snoda, e questo straniero, questo diverso, perché poi ripeto, sì, è importante il fatto che ovviamente parliamo di una storia di integrazione in un momento in cui queste storie sono all'ordine del giorno, ma lui è diverso, è questo che fa scattare tutta una serie di cose. Se poi, ecco, queste bugie che tutti ci raccontiamo in qualche modo vengono superate, non c'è un lieto fine, però sicuramente nessuno rimane uguale, e questo è già qualcosa, no? Come già un passo. È un passo, cioè io avevo letto una volta, non mi ricordo chi diceva, la psicanalisi non risolve i problemi, ne crea di nuovi, che è interessante, cioè se uno non analizza, al di là della psicanalisi, ma insomma l'analisi, se uno non analizza un fenomeno, qualcosa, rimane prigioniero di un
di una coazione a ripetere, di una cosa che è sempre quella, ripeti gli stessi errori, fai la stessa cosa tutta la vita. La crescita si tratta di fare errori diversi, non farne più di errori, però li fai diversi e quindi già c'è qualcosa che si muove, che cambia, non è queste sabbie mobili, vivo in una giungla, dormo sulle spine, questo io ripeto le parole di Laura che non è qua, ma insomma la giungla e le spine sono di tutti, è un verso di un poema pakistano che lui dice in un momento molto bello in cui racconta il viaggio e quella è la sua giungla, è una giungla reale dove ha dormito, dove passavano animali, dove non sapevi se sopravvivevi, ma ognuno di noi ha una propria giungla e delle sabbie mobili che ti possono tirar sotto anche quotidianamente, no? E da cui a volte è ancora più difficile uscire proprio perché non hai neanche l'esigenza, neanche la che ti ha spinta, sì, cioè. Ti lasci vivere qua. Piano piano diventa una vita che non c'è verità, non c'è amore. È uno spettacolo sulla difficoltà di dire la verità, dirsi la verità e la difficoltà di amare. Amare, l'amore è anche quello che scatta fra me e lui, è un amore, è al limite ed è molto bello e non voglio poi raccontare. Sì, poi però l'amore non è necessariamente coincidente, ci si può scattare anche fra un vecchio e un bambino o fra una signora e un ragazzo, no? Poi dove ti fermi quello sta insomma alla sanità mentale di ognuno, ma l'amore può scattare, non è definibile e è qualcosa che ti cambia, credo, sì. No? Quando ami una persona ti lasci cambiare e ti e cambia qualcosa. Ecco, ma a proposito di verità, io so che tu le bugie le dici diverse in questo, assolutamente, in questa storia, giusto? Assolutamente, sì. Un bugiardino, non so. Il mio personaggio si basa, non è che si basa, però è un personaggio che, come questi ragazzi che arrivano chi dal Pakistan, chi dall'Africa, e arrivano in Italia o in altri stati europei, hanno dovuto superare delle prove, delle vere e proprie prove di sopravvivenza, no? E come dice Luchino nel personaggio di Paolo nel dramma, ognuno di questi ragazzi ha fine delle abilità particolari, c'è chi impara a picchiare duro, c'è chi impara a rendersi invisibile, c'è chi impara a fingere meglio di un politico consumato, perché ognuno di questi ragazzi ha bisogno di questo. Il primo personaggio, evidentemente, non avendo la forza, non avendo queste cose, ha dovuto imparare a mentire e a mentire benissimo per sopravvivere, perché in questi viaggi che poi verranno raccontati e in queste storie che vengono raccontate all'interno dello spettacolo non si capisce mai, mai, però quale sia quella vera, e comunque si capisce la difficoltà e quanto sia fondamentale per sopravvivere dover trovare una scorciatoia, e il mio personaggio la trova imparando appunto a mentire, a fingere e a... Anche perché per sentito dire in Italia bene funziona. Sì, la verità non funziona. Così. Infatti lui dice verso la fine, no, che è stato costretto sia nel viaggio ma anche poi fatto qua a mentire, dice perché qua la verità non funziona. Ho dovuto inventare queste storie non perché non mi fidavo di voi, ma perché non funziona. Personaggio molto controverso, quindi, no? Che arrivando, come dicevo già loro prima, fa scattare qualcosa nella vita di ciascuno. E poi ecco, non si capisce mai chi manipola chi. Esatto. Tutti in qualche modo siamo manipolati e manipolatori, esatto. Tutti e tre, no? Ognuno in un momento e in una situazione diversa. Sì. Nel nostro rapporto è poco chiaro chi manipola chi, perché lui è vero, è ovviamente la vittima fra i due, è lui, quello in difficoltà è lui, però in realtà anche lui è molto bravo a usare quello che può per anche in qualche modo adattamento, sì, alla situazione, e in qualche modo
ottiene da me quello che vuole. Allora, quanto sono io a usarlo per cose che mancano a me e quanto è lui a usarmi per cose che mancano a lui? Ecco, credo che questa sia... Senti, te invece che cosa, come ti inserisci? Perché qui vedo c'è un feeling... C'è un feeling sposato. No, ritengo molto giusto quello che stava dicendo Amanda, cioè che molte volte le storie tra persone, le relazioni umane si basano su dei rapporti di potere e si basano sulla manipolazione reciproca, per l'appunto. Quando tu riesci a spezzare queste dinamiche di potere dove la manipolazione è lo strumento primo e riesci a essere onesto finalmente, ti avvicini un po' di più all'amore. Sì. Tutto qua. Sì. E questo è un po' il messaggio finale, ultimo del testo. Tra l'altro questo spettacolo si inserisce, lo vorrei ricordare, nel Festival dei Diritti 2017, quindi si parla anche, uno spettacolo che va a parlare appunto di diritti, come abbiamo detto, di doveri, ma senza, io ho usato la parola buonismo, che forse è impropria, senza una falsità, no? Che lo straniero è, passatemi il termine, sfigato per forza. Senza farla aderire ad un modello predefinito. Questo è importante, non c'è anche un famoso passo avanti, no? Rispetto a un tipo di spettacolo. Amanda, io dicevo, tu sei legata a Monte San Savino, ti sei presa questo impegno della stagione, questo teatro che è una chicca, no? come si suol dire. Ecco, quanto ti ha impegnato poi costruire anche una stagione insieme agli altri amici che collaborano? Ma è bello, molto bello, anche perché appunto io in realtà prima ho sposato Officine, poi ho sposato Monte San Savino. Perché Officine sono straordinarie. È nato da quello, insomma, come dicevamo, i rapporti sono fatti di riconoscimento. Quando riconosci che le persone lavorano con gli stessi, come dire, le stesse priorità che tu hai, è ovvio che poi c'è una comunione di intenti e tutto diventa più facile. È nato da un progetto, la prima volta sono venuta qua a allestire una cosa, loro erano l'orchestra con cui io perché anche lavoravo. Questo è un teatro, si dice, residenziale, no? Esatto. Dove si può costruire uno spettacolo. E questo è veramente importante per il teatro, perché se non... adesso c'è Cristina Ghelli, che anche lei è coproduttrice di questo spettacolo, e anche con lei abbiamo fatto varie cose qui al Monte. Cioè, quando hai dei referenti produttivi che però non sono produttori, cioè che pensano esclusivamente a vendere e comprare e commerciare, ma che ti ascoltano e ti, come dire, ti fanno da referente nei progetti, tutto cambia, perché poi i progetti si creano insieme, e se hai se stai bene con le persone, se hai una comunione di visione, di intenti, e tutto viene. E infatti sono anni dalla prima volta, poi forse ho saltato un anno qualche volta, ma se no succede perché lo vogliamo far succedere, ma anche perché ci conosciamo e diventi un gruppo di lavoro, e il gruppo di lavoro può essere poi scambiabile. Tra l'altro, poi in una dimensione così si lavora anche bene, cioè un'amministrazione che... Una meraviglia. Allora, lui voleva fare il calciatore, perché io ho guardato il profilo, ho visto che voleva fare... di oggi perché ha perso, quindi Poi invece fa l'attore. Tu, sappiamo tutti, figlia d'arte, eccetera, eccetera, lui ha un nome così importante, Luchino, perché lo vogliamo raccontare così, tanto per entrare un po' anche nell'intimo delle persone. No, perché mi ha battezzato Visconti, Luchino Visconti, che era amico dei miei genitori che fanno anche loro, mio padre è attore, mio nonno era attore, insomma si conoscevano. Luchino stava male perché erano l'ultimo periodo di vita di Luchino, era in ospedale, allora mia madre mi voleva chiamare Simone e lui invece continuava a dire come va Luchino, quando arriva Luchino, insomma, quindi aveva questo affetto, voleva che prendessi il suo nome, e i miei, in omaggio a lui, mi hanno dato il suo nome, quindi
insomma, meglio di mio, dai, di Simone, si ricorda, si ricorda. Sì, è un nome difficile, non è che se ti presenti una persona e dici Luchino, quella ti guarda come dire, potresti dire Luca. Però, insomma. Perché a me viene un po' difficile chiamarlo Luchino. Sì, soprattutto quando siamo proprio 85. Praticamente così Luchino è un po'. Quando l'ho conosciuto non avevo capito se Luchino era il pronome, era Luca. Io lo chiamavo Luchino. Sì. Sarà Luchino. Magari no, perché sono in confidenza, io magari lo chiamo Luca. Che poi diventa principale, diventa quasi l'abbreviazione di chi ha i nomi. Esatto. Io vorrei invitare anche qualcuno di questo pubblico così, così ripeto vicino a noi, se vuole anche fare una domanda, e prima di poi lasciarvi ovviamente a un momentino di riposo prima dello spettacolo. C'è qualcuno che vuole fare una domanda? Siete tutti timidissimi. Una domanda che fa l'autrice. È possibile la coesistenza tra culture diverse, come il caso vostro, insomma, o è impossibile? Io credo che non solo sia possibile, ma credo che come gli incroci, come quando nasce un bambino da tante razze, no? Vengono meglio in genere, cioè più razze ci sono, questo è proprio biologico. Più razze ci sono e meglio vengono, se ci si incrocia fra parenti nascono dei disastri. Quindi io credo che la natura insegni in questo intere senso. Case regnanti hanno dimostrato, esatto, che non è sarebbe stato meglio non regnassero così, esatto, tanto forse, ma ecco, credo che la natura in questo senso insegni, cioè non può essere un impoverimento, ma deve essere un arricchimento. Detto questo, è ovvio che in questo momento dove non c'è non c'è una cultura, qualcuno che arriva, un intreccio, ma ci sono paesi che sono stati chiamati terzo mondo, perché ce n'è un primo e un secondo, se no non ci sarebbe il terzo, quindi sono stati in qualche modo sfruttati e usati anche dal primo mondo, e che in questo momento sono disperatamente poveri e in guerra, e quindi c'è un arrivo di massa, e questo fa paura, per cui è un fenomeno che va gestito prima di tutto credo che la prima cosa da sfatare, io parlo molto in generale, parlo molto appunto, poi parlo anche molto, ma anche ascolto poi molto, e quindi gli altri mi parlano molto anche loro. E tutte le volte che parlo con qualcuno che dice però basta, non, però perché non possono entrare questa gente, qua non abbiamo soldi, qui non c'è niente, questi vengono pensando che... Ma non c'è la possibilità che non arrivino, arrivano, non c'è la possibilità che non arrivino, perché non possiamo far muri, siamo un paese fatto di coste, è impossibile fermare la gente disperata. Quindi detto questo... Esatto. Va gestita, va gestita, non c'è la scelta, l'opzione che rimangono lì non c'è. Allora, detto questo, perché la verità è questa, quelli che dicono li lasciamo, li facciamo, non dicono demagogia, non è vero, non si può. Quindi bisognerebbe partire dal presupposto che queste persone arrivano, e quindi trovare un modo per integrarli, perché più rimangono senza documenti, senza identità, senza possibilità di lavorare, e la stragrande maggioranza di loro poi vuole ritornare. Cioè non viene qua per rimanere, hanno, come dire, il sogno e la folle pretesa in un futuro di tornare, perché certo, è sempre il loro paese. Io per chiudere la vorrei fare io invece una domanda. Oggi appunto abbiamo detto che è il 25 novembre, sappiamo a che cosa è legata questa giornata. Il mondo dello spettacolo in questo ultimo periodo è un po' sotto accusa, sotto il profilo della molestia, della violenza o dei tentativi sulle donne. Lo chiedo a tutte e tre, ma comincio ovviamente con Amanda. Che cosa pensi di questa serie, anche di denunce dopo tanti anni di registi, attori, attori che hanno visto praticamente in poche ore crollare una carriera o comunque hanno fatto anche ammissioni, ecco, cosa ne pensi? No, non lo so, è molto delicato, nel senso, intanto... Forse se ne parla anche un po' troppo e male. Se ne parla un po' troppo, se ne parla un po' troppo e male, è molto delicato perché è molto difficile
capire quanto, cioè è estremamente facile mettere in mezzo una persona senza che abbia colpe. Nessuno può dimostrare, tu, io oggi posso dire che lui mi ha molestato in camerino e nessuno può dire che non è vero. Allora, detto questo, no, adesso poi scherzo, ma insomma oggi c'era una notizia, leggevo che l'avvocato del carabiniere che ha violentato un bel ragazzo, ma siccome è un bel ragazzo non ha bisogno di violentare, ecco, io parlerei più che di chi viene molestato dal produttore, parlerei di un che dice che qualcuno non violenta perché è bello, sì, sì. Che insomma stiamo veramente... Vabbè, detto questo, penso che sia un problema di cui è bene che si parli, è bene che comunque le donne quando subiscono qualunque tipo di molestia la denuncino, questo sicuramente è un bene. Detto questo, ripeto, è molto delicato, è un momento in cui per la visibilità ci sono persone che farebbero qualunque cosa, io ne ho viste tante, e quindi è molto delicato, ecco. È molto facile anche usare una cosa di questo tipo per colpire delle persone, questo è semplicissimo, no? Quando si vuole eliminare una persona basta scatenare la famosa macchina del fango. Ed è semplice, cioè, per cui da Brizzi o Kevin Spacey io non lo so, perché non lo so, non lo posso sapere se è vero. Se è vero si meritano tutto quello che hanno, ma se non è vero come facciamo a saperlo? E se non è vero uscirà su due righe nell'ultima pagina, quando dopo che questi sono ormai fregati, quindi è molto delicato. Credo però, di questo sono certa, che l'abuso di potere non è una cosa che esiste nel mondo dello spettacolo. Assolutamente no, anzi esiste in tutti i campi e probabilmente in quello dello spettacolo, essendo molto molto presente tanta gente che comunque è disposta a molti compromessi pur di arrivare, tutto sommato ci provano meno, nel senso che hanno parecchio possibilità, bacino di utenza già senza andare a cercarsi guai, voglio dire. Mentre nel campo medico, avvocatizio, di qualunque tipo di... dove c'è un uomo che ha potere, è facilissimo che ne abusi di questo potere. Credo che questo le donne lo sappiano, non vedo attrici qua, almeno non che io sappia, ma credo che le donne lo sappiano tutte. Quindi non mi convince il fatto che sia tutto su chi è noto, chi è conosciuto, chi è... che ovviamente è un bersaglio molto più facile. Molto facile, ecco. Detto questo, ripeto, è delicato, io non mi sentirei di dare un'opinione, non mi metto ovviamente contro nessuna attrice che denunci, perché se denuncia si deve andare a vedere e se è veramente stato così che paghino. Però ecco, attenzione, perché una volta che parte la macchina del fango è facile decidere, quello è successo, mi sta sulle scatole, diciamo fuori una roba, cioè, che tanto poi è un attimo. Ecco, comunque Amanda, denunciare che danni dopo aver fatto 118 film, insomma, a me mi sembra anche un pochino strano. Insomma, io ho letto una cosa su Repubblica, pochi giorni dopo c'era un attore, credo fosse, che diceva sì, per carità, appunto, col beneficio inventario diamo, cioè finché uno non dimostra non puoi sapere se è vero o no, se è vero fanno benissimo a dirlo. Vero è che ci sono moltissime attrici e moltissimi attori che non hanno subito, perché probabilmente hanno chiuso la porta prima, hanno detto grazie, è stato bellissimo, ci vediamo un'altra volta, e non sono nei teatri piccoli, sono nelle cantine, sono forse fanno un altro mestiere, forse bisogna risentire anche loro, perché insomma moltissime delle persone che non hanno accettato compromessi non sono arrivate a fare questo mestiere. Io questo l'ho detto sempre, io se non fossi stata per motivi familiari privilegiata non avrei mai fatto questo lavoro, e questo non vuol dire che io non abbia la capacità di farlo, non lo so, certo. Ma giuro, io la prima portata in faccia o il primo che mi passava avanti senza motivo dicevo è stato bellissimo, vado a fare un'altra cosa, perché non ho il carattere, e quindi come me ce ne sono tante altre di persone che non hanno accettato dei compromessi, anche minori forse, anche minori di uno che ti sta in mezzo nel letto, anche cose più piccole ma che non mandi giù. C'è una domanda.
Sì, faccio parte dell'associazione Pronto Donna, che si occupa di violenza di genere, e volevo così porre l'attenzione anche su un'altra riflessione, sul fatto che ultimamente i media, ma anche lo Stato, si è impegnato con una serie di campagne pubblicitarie, modificando un po' anche l'humus culturale, no? L'omertà, il tabù, la difficoltà conseguente della donna a raccontarlo semplicemente, poi dopo denunciarlo con un passo ulteriore. Per cui mi metto anche nei panni di donne che hanno dei tempi lunghi di maturazione, sì, prima di arrivare, sì, perché sì, insomma, volevo un attimo riportare, esatto, un equilibrio su questo aspetto. Io ho detto è subito, facile anche è molto delicato stereotipizzare, no? È facile dire appunto, ma poteva reagire, purtroppo è una cosa a rischio, è proprio brutto da sentire, è terribile, perché poteva reagire, no, ci sono donne che reagiscono urlando e scappando e donne che reagiscono stando ferme e dicendo speriamo che finisca la maggior parte. Io tutte le violenze che ho subito ho reagito esattamente così. È un effetto del trauma, è proprio incapace di, eppure ho avuto un'educazione liberissima, certo, ho avuto due genitori completamente, cioè, certo, privi di tabù, ma io quello che mi è successo, ma credo a tutte le donne sia successo almeno una volta di una violenza, magari non portata a termine, ma una violenza da parte di un uomo l'abbiamo subita tutte. E io le due o tre volte che mi è successo sono rimasta impietrita. E sarebbe bastato dire ah, e sarebbe arrivato qualcuno. Non esce la voce. E infatti poi ti senti in colpa, perché dici, ma allora se non ho reagito è perché? Perché? Quindi è su questo che bisogna parlare, sì, non su è vero, non è vero, metti di mezzo quello, chi è stato, lui il capro espiatorio, non è lui. Quello è un meccanismo maschile che gli uomini hanno, non tutti, grazie a Dio, insomma, ma molti ce l'hanno, e che va scardinato, e che è uno stereotipo bisogna culturale parlare. Il fatto che non c'è vergogna nel subire una violenza e tantomeno nel denunciarla. Però poi ci deve essere, appunto, ci deve essere un aiuto, perché tutte quelle che sono morte. Anche le nostre donne, a volte si sentono loro responsabili, no, lo dico. Sì, certo. Si sentono responsabili. È difficile anche farli capire che non è colpa loro. Magari soprattutto anche nel mondo dello spettacolo, comunque anche nel mondo del giornalismo, così se sei conosciuto magari sei anche più sostenuto e più facile, ma per una donna che lavora o sta in casa tutti i giorni, nessuno la conosce, è ancora più difficile. Cioè, questo voglio dire, non che diventi nel mondo del cinema, nel mondo del teatro, nel mondo della, non è qui lì il problema è anche nei matrimoni, il problema è dentro casa, il problema è con i padri, il problema è con i fratelli, il problema è molto molto più grande di quello che, no? Per cui che se ne parli è comunque un bene. E ripeto, io una posizione non mi sento di prendere né pro né contro nessuna delle donne famose che hanno denunciato. Andiamo a vedere, vediamo se hanno, cioè, se è successo, hanno ragionissimo a denunciare. E più si denuncia. Però ecco, non scordiamoci poi del mondo al di là dello spettacolo, sì, o dei video, perché si rischia che poi rimane una sorta di sottobosco dove la violenza si continua. Ma gli uomini intendete che sono cacciatori. Sì, l'importante però è evitare di essere sempre previ, oppure previ consapevoli. Su questo io ho sentito l'intervista a Carlo Verdone che ha detto: benissimo, può darsi che non sia vero niente, però i provini si fanno in ufficio, sì, con l'aiuto regista, certo, non si fanno a casa. Certo. Se un regista fa i provini a casa, gli può succedere di essere. Infatti, in America. Perché fai i provini a casa? Sì, i provini non si fanno. Io non ho mai fatto un provino a casa. Cioè, nessuno mi ha mai chiesto di fare un provino a casa. Ci sarà tutti i nomi. Non so, forse. Questo è bellissimo. E questa è la sera, rende sia per le donne che per gli uomini la situazione più sicura. Poi c'è la vergogna sociale proprio, no? Io mi immagino ad esempio in un piccolo paese come potrebbe essere Monte Salzavino, cioè quando tu appunto poi sei una, magari una casalinga, sei
e subisci violenza da tuo marito, la cocente sconfitta anche di veder fallire il tuo matrimonio, dover ammettere di fronte agli altri che stai subendo un abuso, sono chiaramente dinamiche che ti possono schiacciare, per cui è molto difficile, ci vuole un grandissimo coraggio, soprattutto sì. Quando no. Anche perché fai parte non è sempre facile, come diceva prima, dimostrare che c'è stato un abuso. No. Sì. E quindi spesso subiscono altri abusi per dimostrare che sono donne abusate. Ah, anche c'è anche questo. Certo. Che non è da sottovalutare. C'è poi anche un altro aspetto che riguarda il riconoscimento della violenza, perché sì. Essendo questa gita in un rapporto di intimità particolare, perché è amore, per loro è amore, per lei è amore, quindi c'è anche una sottovalutazione del rischio. Verissimo. E il non riconoscimento, tante donne vengono da noi e svalutano per prima il racconto, siamo noi a volte a far mettere l'obiettivo su una frase, una parola, perché poi oltre alla violenza fisica, che magari la vedi, c'è la violenza psicologica che è distruttiva proprio totalmente dell'identità della persona. Credo che molto stia anche alle madri dei figli maschi, però io una cosa che ho detto tanto tempo fa, non è per dire io ho fatto bene, ho fatto male, non è, ho fatto tanti errori come tutte le madri ne fanno tanti, ma non credo che i miei figli mi abbiano mai visto un uomo mancare di rispetto. Mai. Sì, è il modello è fondamentale. Sì. Quindi non credo, ma in nessun senso, cioè proprio in nessun senso, né dal punto di vista polemico né dal punto di vista relazionale con nessun uomo. E questo credo che sia importante, perché il primo, l'imprinting è importante, che una donna abbia appunto, non è possibile, loro sanno che possono fare tutto, non possono mancarmi di rispetto, neanche loro, perché pigliano proprio una ciaffa, proprio come mi parte, non ecco, si passa direttamente al telefono, c'è un'altra problematica, e però, ecco, però proprio non, no, cioè, però non fa male ogni tanto, no, cioè, la mancanza di rispetto, no, la mancanza di rispetto verso di me, perché sono una donna e perché sono vostra madre, ma neanche verso i maestri, verso i professori, verso comunque, come dire, chi devi rispettarlo, poi se non ha ragione ti metti, discuti, ma il rispetto è fondamentale e quello io credo che negli uomini violenti purtroppo spesso ci sia una madre che in qualche modo ha mostrato, non dico che, ma ha mostrato il fianco, ha subito in qualche modo qualcosa. In qualche modo mi ha passato il soprattutto le donne hanno assistito a una situazione che si gira, si ritorna lì, situazioni che sono poi i propri padri, madri che hanno sopportato. Anche quello dico appunto, madri che hanno sopportato, non la vedi mai sopportare, magari purtroppo io sono esagerata dall'altra parte, io non sopporto niente, forse poi. Sì, sì, sì. Sì. Bene, allora io penso che dovremmo andare a lavorare. Io vi ringrazio per voi, perché ho guardato l'orologio, insomma, lui un po' di ore è rimasto un po' escluso da questo momento, ma poi lo vedremo. Zirulia. Bravissima. Visto? Parole a te.